Buongiorno Riperiani, oggi siamo qui nella stanza Apple, diciamo così, sempre se non mi fanno causa per plagio, per parlarvi di mix. Dovete immaginare il mix come mettere dei sassi in una bottiglia, ok? Riempire comunque una bottiglia, che possiamo visualizzare. Qui voi avete una bottiglia e ad esempio i bassi sono i sassi più grossi, i medi sono i sassi medi, le alte frequenze sono i sassolini piccoli e il riverbero è l'acqua che poi mettete alla fine. Il risultato finale è che la bottiglia deve essere piena. Non c'è altro, nel senso, questo qui è il mio modo, diciamo, un po' poetico di vedere il mix. Quindi questa, diciamo, cosa così un po' zen, come si traduce poi nella pratica, che vedremo poi dopo, però ci tenevo prima a spiegarvi l'idea che c'è dietro il mio mix, così capirete meglio dopo cosa sto facendo. Per mettere le cose nella bottiglia ci vuole un imbuto, quindi bisogna comprimere le basse per farle passare nel collo della bottiglia per poi farle rimanere dentro. Non devono chiaramente essere troppe, se no non ci sarà spazio per le medie e per le alte. Le medie vanno compresse meno perché ci passano, le alte frequenze ad esempio non vanno compresse, a meno che ci siano proprio dei sassi che hanno forme strane, insomma. Una volta che avete trovato un buon bilanciamento tra quante basse, quante medie e quante alte mettere nella bottiglia, si mette tutto, si riempie poi con il riverbero o con dei delay, quindi con uno specchio messo dietro la bottiglia, per intenderci. È molto bello usare l'idea dell'acqua per il riverbero perché appunto parlare di dry wet dà proprio questa idea, cioè bagnato o asciutto. O magari ci può piacere anche semplicemente una bottiglia asciutta, questa dopo diventa una questione di gusto, però vorrei oggi almeno arrivare a cosa è fare un mix corretto, almeno corretto. Bando alle ciance, andremo a sentire una canzone, insomma, che ho fatto io per Production Music, dove c'è un po' di tutto, così possiamo vedere un po' come io affronto un mix. Userò dei plugin che magari voi non avete, però vedrete che alla fine gli equalizzatori sono tutti uguali. Uso il Pro Q2 della Sony Culture, no? Perché è molto comodo, perché si può ascoltare cosa stai facendo, ci sono tutte le forme che mi servono e soprattutto c'è anche un analizzatore di spettro. Compressori, cercherò di usare dei compressori semplici, no? Magari roba vintage, in modo che sono anche dei valori che potete ritrovare nel Rea Comp o in tantissimi altri compressori gratuiti. Vi ricordo che c'è una puntata dove c'è un kit di VST gratuiti da scaricare, in modo che avete anche qualcosa con cui lavorare. Mando le ciance, andiamo a vedere com'è. E allora benvenuti alla zona di lavoro. Un po' di premesse. Allora, questo mix non lo farò usando le Alesis, ma lo farò usando queste cuffie. Per chi non lo sa, queste sono le cuffie che consiglio io, che tanto non trovate più sul mercato, quindi cazzi vostri. Sono le DR150 della Goldring. Purtroppo non ci sono più alternative a queste, direi le Grado 125i o le 80i. Se non potete fare del rumore fuori perché queste sono aperte, vi consiglio le Audio-Technica MH50 oppure un bel paio di casse se avete una stanza che comunque ha una buona acustica. Però non sto usando il DRM, quello che consiglio io per fare la simulazione del cast, e sto uscendo dalla Alesis in SpeedIF e sto andando nel FIO E17, che è un preamplificatore cuffia audiofilo, in modo che ho comunque un audio un po' più bello. Farò una recensione del FIO E17, ci tengo molto, è una cosa che ho comprato ultimamente e devo ammettere ha cambiato molto il mio modo di mixare e lavorare. Andiamo a mixare questo lento, molto molto bello, molto come si dice, molto molto romantico, perché vi voglio bene a tutti, e bando alle ciance, lo andiamo a sentire. Prima roba, nel mix si ascolta. Quindi iniziamo a vedere un po' che elementi ci sono. Pianoforte, coro, sintetizzatore, ci sono questi reverse che salgono. Questo bellissimo coro che sono io. C'è un'acustica, vedo.
Bene. E poi abbiamo il momento del ritornello. Questi sono tutti suoni non trattati, cioè in fase di registrazione è clean. Cioè forse sulla chitarra c'è il GTR della Waves come simulatore di amplificatore. Il basso dovrebbe essere clean così. Le tracce sono tutte vuote. Molto bello questo pianoforte. Qui c'è un eco per il pianoforte che ho registrato. Questo dovrebbe essere... Che delay era? Non mi ricordo. Forse un Sound Toys, tipo l'eco filter, una roba del genere. Ok, quindi andiamo subito a indagare queste tracce che non so cosa sono e sono vuote, le cancelliamo. Queste tracce... Perché queste qui sono probabilmente degli stems che mi sono dimenticato di cancellare. Stanno suonando tutte, noise, la 22, cos'è? Niente, via. Quindi pulizia subito per partire bene. Questa qua è una traccia in più di cui non ce ne frega niente. Allora, questo qua è il nostro kick, lo snare, no, l'overhead, la stanza. Non ho lo snare perché non ne sentivo il bisogno, dato che entra moltissimo nella room e nell'overhead. Quindi abbiamo questa acustica, il coro, corni. Due tracce di corni. Allora, ok, partiamo un po' con il mio approccio tipo. Come prima cosa creo delle tracce ausiliarie che saranno un riverbero corto. Un riverbero lungo che poi vediamo cosa mettere. Sicuramente l'Afex Vintage e l'Airbus. Ok. E l'Airbus. Dopodiché, lungo Vintage Airbus. E quindi li vado a mettere. Quindi Ctrl M, apriamo, qui mettiamo l'Airbus. Al momento li tengo così, non metto l'Airbus, come si apre va bene, mi piace già così. Nell'Afex Vintage Exciter lo mettiamo in modalità AX, questi dopo vediamo cosa fanno. Nei riverberi, allora facciamo una roba facile. Mettiamo una roba tipo nel corto un room studio A e nel lungo mettiamo magari un riverbero della Sony e mettiamo un'emulazione del 140. Ok, quindi abbiamo le nostre abbiamo i riverberi, ci mettiamo anche un bel colore, un random color, e abbiamo questi qua che li chiamo di solito così. Allora abbiamo questa qua che è la batteria, quindi tra color, one random color, abbiamo l'acustica che gli diamo un colore a sé, ma tutte queste qua secondo me possiamo dargli tutti dei colori random, così abbiamo un pochino più di tranquillità. Ok, allora solitamente vado ad ispezionare traccia per traccia cosa succede. Alzo un po' il volume. Allora, synth. Questo è un Omnisphere. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Moltissima energia sui 200. Sono delle medie, sento anche del fastidio qua. Allora, dobbiamo iniziare a decidere cosa è importante e cosa no. Io vi consiglio un bel foglio di carta e una bella matita. Ok? Prendiamo questi fogli da ospedale che non sbagliano mai per fare i mix, sono il massimo. Lo studente me li infilo qua sotto e facciamo. Allora abbiamo il synth. Che cos'ha di particolare questo synth?
Ad esempio, questa frequenza non so se la voglio. Vedete che il suono funziona anche senza, quindi la tolgo. E metto anche un passalto per pulire tutte le frequenze sotto, diciamo, la parte di suono che mi interessa. Poi vado a investigare un po' con l'equalizzatore. Qua ho sentito una roba brutta. Qui, sentite? Quella roba qua non la voglio, quindi la pulisco. La chiudo e la stringo. Ricordatevi, quando togliete campane piccole, quando aggiungete campane grande. Per campane piccole intendo dai 3 in su, per campane grandi intendo dai 2 in giù, 2 e mezzo in giù. Andiamo a indagare ancora. Oh, qui sento una roba bella. E me lo segno. Quando sento una roba bella, me lo segno. 3.400. Ok, tolgo ancora un po' qua sulle basse. Siamo al pianoforte. No, ho tolto troppo, scusate. Andiamo al pianoforte e mettiamo un Pro EQ anche qui. E vado ad indagare. Sentite, ad esempio, queste qui sono frequenze che non so quanto mi possono interessare, quindi le taglio, le pulisco. Sentite, qui è brutto, via. Sentite come si è aperto il suono? Vado ancora alla ricerca di altri suoni brutti. Qui sono indeciso perché questo mi dà un'idea che il pianoforte si chiude. Questo invece mi dà un'idea di poca pulizia. Preferisco un suono più pulito. Qui c'è molto naso, non mi interessa, via. Qui c'è molta brillantezza. Ecco, questo è già il primo problema, vedete, è 3.500, quindi è la stessa frequenza che aveva il nostro sintetizzatore, quindi qui posso immaginarmi dei conflitti. Però a 6.000 mi piace di più. Quindi cosa decido? Che tengo il 6.000 e abbasso il 3.500, in modo da lasciare spazio al sintetizzatore e sul synth abbasso i 6.000, giustamente, in modo da lasciare spazio al pianoforte. Qua ci sono questi reverse che andiamo a pulire. Ad esempio, questi qui sono assolutamente da tagliare in basso. Queste frequenze qui via, perché so che in questa zona qua di sicuro ci sarà il basso poi sui 200. Diciamo che questo è a 1000 il suo punto forte, me lo segno, che il reverse a 1000 al suo punto forte. 1000 col pianoforte qua l'abbiamo già tolto perché c'era un po' di, vedete, c'erano già delle frequenze che non ci piacevano, quindi ci è andata veramente di lusso. Andiamo un attimo a vedere, ripartiamo da capo. I corni. Low cut, andiamo sempre a tagliare tutto quello che non ci serve. E andiamo ad indagare anche qua. Tipo qui è bruttissimo, via. Qui è bello, 400. Corni 400. Questo dà molta molta presenza, che non la voglio, quindi a 1000 faccio un po' di buco, che mi va bene così ho spazio per il rev, e poi andrei a bucare il 6000, quando arrivano, scusate. E andiamo avanti. Questo c'è un noise, al momento lo teniamo. Questo c'è un coro. Oh, qui c'è del lavoro da fare. Buco il 200 perché so che qui metterò il mio basso. Qui c'è una roba brutta che non mi piace. Mi va bene perché ha 400, quindi i corni sono salvi. Questo 1000 lo togliamo perché non mi piace, mi va bene perché così il rev può saltare fuori. Questo 800 non è male.
Sto 3.500 non mi piace. Il 6.000 è bello, però a 6.000 so che ho il pianoforte. Vediamo come si comporta. Quindi mettiamoci anche il pianoforte. Preferisco lasciare spazio al piano, allora schiarisco sopra. Andiamo a indagare su questa chitarra. Sempre passa basso, passa alto, scusate. Mi sono perso una roba. Dove sta? Questa qui la normalizzo perché è molto bassa. Tipo qui non mi piace, via. Anche qui mi piace, la svuotiamo un po'. A 1000, via. Qui è bello, più brutto. Diamo un po' d'aria. Troppa. Sentite che differenza? Adesso, prima che mi dimentico, prendo tutte le tracce meno quelle di i miei ritorni di effetti e le abbasso tutte. Io di solito lavoro a meno 8. In questo modo ho molto molto più overhead qua, cioè vedete che avevo già clippato qua sul master, non bisogna clippare sul master perché è male, ve la vendo così, avevo già fatto un tutorial sui livelli e a sto giro ve la beccate così. Oh, molto bello. Corni 2 copio corno 1 che so che è comunque molto simile. Qui c'è una chitarra, andiamo un po' ad indagare. Tipo come prima cosa sento tantissimo qua in questa zona. Questa zona qui via non mi piace per niente. Anche questa zona via che non mi piace. Questa mi piace un po' di basso su questa chitarra. Ok. Ragazzi, siamo già 15 minuti, maledizione. Ci vuole tanto a mixare. Però sentite come già gli elementi si stanno dividendo. Questo kick dov'è? Questo kick gli tolgo il 200, gli do un pochino più di basso in modo da avere più colpo in basso e gli metto un low cut. Togliamo un po' di pelle dal 1000. Molto meglio. Allora, sulla room, che è il mio suono base, chiaramente andrò a pulire il kick perché voglio sentire di più questo qua. Scusate che vado a fare partire dove parte la batteria. Sentite ora il kick come viene più fuori? Mentre ora sento più la stanza, ma il kick lo voglio sentire bello, bello secco. Questa zona non mi piace. Questa è molto molto piacevole. Signori, non ho ancora toccato un compressore, se avete visto, sto solo facendo equalizzazione. Negli overhead, vediamo come sono questi overhead. Ad esempio, tutte queste basse le possiamo togliere. Qui c'è il thump del rullante, questo lo decidiamo con tutto aperto. Ah, maledizione, è finita la parte di batteria.
molto più bello col rullante bello grasso. Qui è brutto, via. Vediamo un po' sui piatti in alto. Un po' qui è brutto, via. Ma invece ho sentito una roba bella. Bello. Andiamo a vedere il nostro basso dove sta lavorando e vedete che è, eccolo qua, 200. Gli abbiamo fatto il buco apposta in tutti gli altri. Questo è il mix, cioè creare lo spazio alle cose affinché tutti possano coesistere, perché c'è spazio solo per uno. È questo qua è principalmente quello che per me è il mix, cioè fare spazio per tutti. Rispetto al primo ascolto, sentite ora come tutti i vari elementi sono ben staccati. Ora controllo in mono, un po' il bilanciamento generale. Levo più pianoforte. Bilanciamenti li faccio tutti in mono. Questo è ancora un po' sporco di suono, avete sentito? Avevo fatto bene a tagliarlo. Sento un po' di medio basse che danno fastidio. In cuffia ho un volume basso, non è un volume altissimo, vedete che non urlo, è un volume molto basso. Adesso andiamo a mettere tutti nel riverbero corto. Tutti quanti. Via, via, vai, vai. Arrivati al finale, ripartiamo da un punto di piena. Questo è solo il riverbero corto. Fab filter anche qui, via le basse perché voglio sentire il sub, vado a cercare dove si impasta e pulisco, la via è molto brutto, qua è caratteristico, qui assolutamente via. Sento troppo kick nel riverbero, quindi metto un altro filtro, lo metto prima del riverbero e taglio le basse. Così è senza il riverbero della stanza. Questo è molto interessante. Per renderlo ancora più interessante, io ogni tanto metto un chorus prima di tutto. Quindi metto un guitar stomp proprio ignorante e metto un chorus. Un rate basso. E anche un depth basso. C'è o non c'è? Così è senza? Così è con. Sembra più una stanza vera, perché il chorus succede in una stanza vera. Allora, questo kick mi sembra un po' scarichino, quindi farò un kick parallelo
No, prima controllo una cosa. Il kick abbiamo detto che stiamo boostando a 53 Hz e quindi andiamo nel basso e portiamo giù il 50. Abbiamo già portato giù. Lo portiamo giù ancora un po' di più, in modo che non si diano fastidio a vicenda. Nel kick parallelo metterò un compressore un po' violento. Mettiamo un Airvox. Che tira fuori un po' di cattiveria con un gate. E dopo questo io metto solitamente un Pultec, quello dell'UAD di solito, poi dipende, e do un po' di colpo a 60 Hz. Ok, ora tiro giù. Sento in solo il mio kick originale. Ah, è finita la batteria, che sfiga. Ok. Do meno riverbero. E poi da questo in parallelo gli tolgo un po' di pelle perché è uscita una roba brutta. Sui 1000 Hz di solito c'è questo, via, non mi serve. Senza. Con. Invece questa room la metto nell'Afex Vintage. Che è una specie di, è come schiarirlo in poche parole, però gli dà un po' di brillantezza. Voi in alternativa potete schiarirlo semplicemente. Questo è solo un modo bello di schiarirlo. Anche l'acustica ha bisogno. Sentite come ha preso più presenza. Anche il piano, secondo me. Senza. Con. È un po' più a fuoco. Allora, questi corni li panniamo. Questa qui chi è? Non ha ancora suonato. C'è una chitarrina alta. Bello. Mi dà un po' fastidio, porto più giù, lo tengo solo a fare colore, magari lo sposto di pan. No, peggio. Queste chitarre posso pannarle un attimo. Qui non c'è molto da pannare, purtroppo, sono tutto molto già stereo. Uno dei suoni fondamentali, secondo me, di questo brano è questa chitarra che entra. Quella che entra qui, questa. Quindi cerchiamo di dargli un suono un po' più interessante. Non è male, eh? Però di solito faccio così. Metto in parallelo un ampli. Sotto basso basso, magari però un clean. Bravo, clean. Grazie.
troppo. Sentite, è un po' troppo nasale qua in alto. Via. Lo voglio un pochino più di basse. Un low cut. Insomma, state un po' capendo cos'è per me un mix. È questo, è pulire tutte le tracce, chiaramente scegliere i volumi tra di loro in mono. Tutta la batteria un po' alta. Danno fastidio questi licks alti, lo scurisco. Ok. Al basso lo mandiamo all'air bass. Dargli un pochino più di colpo. In chiusura, dato che siamo già alla mezz'ora, però avete capito un po' qual è. Allora, il grosso del mix è questo: è fare spazio nelle frequenze per far passare tutto. Quindi, per ogni frequenza, a 50, 60 il kick, sui 100, 200 il basso, sui 300 può esserci la parte bassa di un pianoforte, a 400 possono esserci dei corni o comunque degli strumenti molto morbidi o la parte, diciamo, cicciona dei violini, a 600 c'è la base della voce, a 1000 di solito ci sono gli effetti o delle chitarre molto, molto appuntite. 2005 altro spazio per il pianoforte, 3005 invece lo spazio per la voce, per la parola se è una cosa di rap, 5000, 6000 la brillantezza degli strumenti, 8000, 9000, 10000 hi-hat e piatti, brillantezza dei piatti e riverberi. Non ho ancora usato l'altro riverbero. Il consiglio principalmente dei riverberi è 3. Una room molto stretta. Uno, diciamo, magari un po' scuro, un po' strano, magari con un chorus o un delay seguito da un riverbero, e poi un riverbero lungo, dove ad esempio possiamo mandarci questa. Questa è perfetta da mandare nel riverbero lungo. Appena trovo dove suona, arrivo, eh. Che sostiene un po' il suono, ma anche questa. Vedete, gli dà ancora un po' più di spazio. Mentre il piano, sentite, è già molto denso. Se lo mando a riverbero lungo mi si impasta, quindi via. Allora, signore, abbiamo speso una mezz'ora assieme. Non so chi sia arrivato fino qui, però avete capito circa il mix, la base del mix. Per quanto riguarda la dinamica e la compressione, non lo so, lo guarderei quasi in un'altra puntata, perché già la mezz'ora mi sembra veramente tanto. Però, diciamo, facciamone uno su tutti. Facciamo il pianoforte, dove comunque si sente bene, e usiamo un compressore. Non ho molta familiarità con questo, ma ci sono tutti gli elementi che ci servono. Allora, la threshold è da che punto il compressore inizierà a lavorare. Però innanzitutto non è che metto il compressore perché voglio metterlo. Io qui voglio metterlo perché sento molto attacco dalle note e poco corpo. Sentite com'è slivellato? C'è molto ta 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 ta. Quindi andiamo con un ratio che su un pianoforte consiglio tra i 2 e i 3. Mettiamo una release molto lenta, in modo che comprimiamo, e andiamo a giocare con l'attacco. Vedete, potete vedere quanto influenzare l'inizio delle note. Qui ce n'è molto. Qui ce n'è poco. Questo secondo me è un buon. Il rilascio, sentite che più il rilascio è veloce, più vengono su tutti i suoni che sono stati
prima un po' nascosti. Sentite ora? A me piace così, un po' puntato, quindi con l'attacco un po' più lento e un rilascio veloce. Questo ci permette, perché lo pareggio col gain. Sentite quante texture che sono venute in su? Il pianoforte ora è più presente. Il basso, ad esempio, ha bisogno di moltissima compressione per il discorso che vi dicevo, che è un suono ciccione e deve passare dentro tanta compressione. A volte trovo che l'Airvox, che è un compressore per voce, funzioni molto bene sul basso. Perché vedete, allunga molto le note, che è quello che qui voglio ottenere. Cioè, un basso sostenuto sotto questa cosa molto morbida. Molto bello. Anche dalla room vorrei un po' più di grinta. Quindi cosa faccio? Faccio una parallela. Metto in questo caso un 3A. Che è un compressore... Sentite come sta schiacciando moltissimo. Però in questo caso vado ad aggiungere un po' appunto di texture a questa batteria. Ora la cosa bella è che se ora stoppate e tornate all'inizio sentirete molto la differenza. Qualche piccolo trucco giusto per i fedelissimi che sono arrivati fino a qui, che si sono sparati tutto questo. Uno dei miei plugin proprio per eccellenza preferiti da tutti è l'NLS della Waves, che è praticamente la simulazione di un preamplificatore bello. Fa quella roba qua, che è quello che succede quando entrate in uno stage analogico di qualità molto alti. Fa una specie di compressione parallela di se stesso, mette della distorsione armonica, insomma una roba piacevole. Sentite il tipo di focus di... Signori, io chiaramente spero che la compressione di YouTube non stia uccidendo tutto questo. E poi dopo chiaramente io vado un po' anche di ESP, perché chiaramente su questa macchina li ho. Questo si chiama Liquid Mix, sono dei compressori digitali esterni, e il mio preferito è il 3369B, che metto con la release automatica 1, che suona meglio. Sentite, questa è un po' chiusa, questa è un po' più ariosa. E solitamente comprimo proprio pochissimo. Però senza... Con... Ecco, questo qui è uno di quegli esempi di... Non so spiegarvi cosa succeda, perché questo compressore suoni così, però è l'emulazione di una roba vintage, chissà che cosa c'è nella circuiteria. Però a me sembra che il suono diventi più tridimensionale. Questo è senza. Sentite come si è aperto, è diventato un po' magico. Queste sono le cose che non vi so spiegare nemmeno io. Ci sono alcuni pezzi ci sono alcune attrezzature che semplicemente suonano. Questo, come può essere il compressore dell'SSL sul master, come può essere il 2005 dell'API, ci sono tantissimi compressori che fanno veramente le magie. Signori, vi ho rubato 40 minuti di vita, spero di avervi un po' fatto capire tante cose, tipo che il compressore non è così importante in questo genere di musica, magari è più importante, che ne so, nell'elettronica e tutto, però penso che sulla compressione farò una puntata a parte. E niente, vi ringrazio per essere arrivati fino qui, veramente. Io purtroppo questa base non posso darvi il multitraccia, perché la posso solo far sentire.
Tra l'altro non in modo integrale, tutte quelle manate lì perché l'ho venduta e tanti saluti. Però ci sono tantissimi siti come vstclub.com dove potete trovare dei multitraccia di tracce famose, anche dei Beatles, su cui esercitarvi. È vstclub.com. Le iscrizioni non sono aperte sempre, ma nei primi del mese, ne approfitto perché oggi è il 30, quindi se carico stasera lo sentite in tempo, oppure nel caso del mese prossimo, aprono solitamente le iscrizioni nei primi 4-5 giorni. Oppure se cercate anche su Torrent Multitrack Audio Session, trovate della roba con cui esercitarvi, anche se vi consiglio di esercitarvi con musica, insomma, che fate voi. Questo io spero veramente di aver capito che non serve così tanto per mixare bene, serve però soprattutto con l'equalizzatore scavare nei punti giusti, tenersi una tabella di... perché dopo io mi sono fermato perché ho visto che non facevo in tempo, però è bene avere una tabella o anche una tabella orizzontale, proprio se prendete una tabella orizzontale fate da 50 a 20.000. Quindi 50, 100, 200, 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000, 4000 e logaritmico, quindi non lineare chiaramente, fino a 20.000 e vi segnate dove avete trovato le cose più belle e cercate di, chiaramente, dove avete trovato quelle più belle, di sacrificarle negli altri strumenti, perché tanto se state sacrificando una cosa meh per una roba bella, è bello poi alla fine. Ok, signori, grazie mille. 40 minuti tra 30 secondi. Vi saluto. Ciao a tutti e parleremo ancora di mix, non vi preoccupate, non è finita qua. Magari aprirò una sessione in cui oggi ho fatto il mix e vi spiegherò alcune catene che ho fatto. Grazie mille a tutti.